Ragazzi, mi è appena arrivata una chitarra talmente particolare che stentavo a crederci. E se suona bene, quest'estate me la porto in vacanza. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi vi mostro la Nova Go SP1, una chitarra della Enya in fibra di carbonio, nata espressamente per i viaggi e la mobilità. Se non lo conoscete, Enya è uno dei primi produttori al mondo ad aver sperimentato nuovi modelli di chitarre. Alcune ad esempio con amplificatore interno, con effetti incorporati o in fibra di carbonio. E questa Nova Go SP1 offre numerose possibilità che ora vi farò vedere. E se volete acquistarla trovate come sempre il link in descrizione. Arriva in un imballo ben protetta nella sua custodia morbida e al suo interno troviamo la tracolla, un cavo jack, la chiave a brucola per un eventuale setup intervenendo sul Trussrod, il cavo USB-C per la ricarica e per registrare direttamente sul proprio computer, una muta di corde e un panno morbido. Vedete come la chitarra ricordi un po' il modello Les Paul, ma con un design più moderno, ed è interamente in fibra di carbonio, un materiale resistente, leggero e che sopporta molto bene l'umidità e gli sbalzi di temperatura. La Nova Go SP1 combina la versatilità di una chitarra acustica con la comodità di una chitarra elettrica. Sì, perché oltre a essere una chitarra è anche un processore di effetti. La caratteristica è che questa chitarra è un unico pezzo, il che significa che a differenza delle chitarre tradizionali, il ponte è praticamente una parte continua del piano armonico. Inoltre è presente una piccola buca sulla fascia superiore e una sul piano armonico con il logo Enya. Questa chitarra è disponibile in 7 colori, li trovate sul sito, ma ho espressamente chiesto la finitura nera opaca perché dà meno nell'occhio. La scalatura è 35 pollici, la tastiera è sempre in fibra di carbonio e i 20 tasti hanno l'estremità arrotondata che è priva di imperfezioni. I segnatasti sono puntiformi, sono presenti soltanto sul bordo del manico, il capotasto sempre in fibra di carbonio è da 41 mm e le meccaniche sono in acciaio nero marcate Enya. Monte delle corde da Dario 01046 e arriva con un action, devo dire, ben regolata. E all'interno del manico c'è comunque un Trussrod che possiamo regolare smontando questo coperchio in plastica per fare un eventuale setup. Questa chitarra esiste in due versioni, solo acustica o come questa che è equipaggiata con il pickup Enya SP1 Acoustic Plus 2.0. Me lo so ricordato! Con il quale possiamo inserire effetti di riverbero, delay, auto-wah senza doverla collegare ad un impianto, quindi non sono necessari dei pedali esterni o un amplificatore. Basta premere brevemente questo pulsante per accenderla e premendolo possiamo cambiare il suono e passare tra 4 modalità: verde per un suono acustico naturale, blu per aggiungere il riverbero per un suono tipo delay e viola per un suono più fusion. Girando poi il potenziometro variamo il volume. Ragazzi, se il video vi sta piacendo cliccate mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio!
Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale! E se volete imparare veramente la chitarra acustica, non vi perdete il mio corso di chitarra acustica in 3 volumi. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Tramite l'app poi Enya Music per iOS e Android è possibile personalizzare ulteriormente questi effetti e quindi pensate alla possibilità di memorizzare i vostri suoni preferiti e di riprodurli direttamente dalla cassa presente all'interno di questa chitarra senza l'ausilio di un amplificatore esterno. A mio avviso è una soluzione molto comoda per suonare senza cavi, amplificatori o effetti, specie se siamo in mobilità o in viaggio. E in caso di jam session a casa di amici, nulla ci vieta di collegarci anche ad un amplificatore, oppure in caso di esibizioni possiamo collegarci ad un impianto, e questo grazie al jack presente sulla parte inferiore. E vicino al jack troviamo la porta USB-C, che oltre a ricaricare la batteria della chitarra da 2600 mAh, permette di sfruttare la Novago SP1 come interfaccia audio. Basta infatti collegarla al computer o al tablet e registrare direttamente grazie al protocollo OTG, quindi non dobbiamo usare schede audio oppure altre attrezzature. E questo è molto molto comodo se siamo ad esempio in viaggio e vogliamo prendere degli appunti e registrare al volo dovunque noi siamo. Ottima mossa! Ragazzi, la Novago SP1 è una chitarra da viaggio molto particolare, è una buona soluzione per chi ha necessità di suonare in mobilità e vuole una chitarra molto piccola e facilmente trasportabile, leggera. Essendo in carbonio poi è molto resistente alle intemperie e amplificandola possiamo sentire ancora meglio le possibilità del multieffetto incorporato. E passiamo proprio al suono. A livello di volume secondo me è in linea con altre chitarre di queste dimensioni, quindi con una cassa armonica non troppo grande. Attivando però gli effetti interni e senza collegarla ad un amplificatore, a mio avviso il suono effettato è un po' debole. Va assolutamente bene se siete da soli, se volete suonare sul divano, senza cavi, senza effetti esterni e avete il piacere di sentire la chitarra con un minimo di effetti. Ma a mio avviso, già per delle piccole jam con altri strumenti, il volume degli effetti non è sufficiente. E in questo caso il mio consiglio è proprio di collegarla ad un impianto o ad un amplificatore. Essendo poi di piccole dimensioni, risulta un po' mediosa, ma questa è proprio fisica, ragazzi, è un compromesso da accettare se vogliamo uno strumento piccolo e versatile da portare con noi ovunque. E purtroppo non è stato inserito un accordatore interno che sicuramente avrebbe fatto molto comodo. Ma passiamo ai costi. La chitarra in versione solo acustica, quindi senza effetti, senza pick up e quindi non amplificabile, costa 99 euro, e secondo me è ottimo per una chitarra in fibra di carbonio. Questa invece, che è il modello amplificabile con il DSP interno, il pick up e gli effetti, viene 339 euro. Io mi ci sto divertendo molto, me la porterò in vacanza quest'estate, anche perché l'ho trovata comoda sia da suonare come chitarra acustica che anche come chitarra elettrica. Quindi vi lascio sempre il link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Ciao ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Buona musica!